100 anni di grandi ride, innovazioni meccaniche, comunicazione pubblicitaria travolgente, raffinate tecniche di vendita. Difficilissimo fare una sintesi di 100 anni di storia Citroën, che si impose sin dal 1919 come marca popolare nel senso nobile del termine, traendo ispirazione dalle persone e dai loro stili di vita. Uno spirito che si riconosce nella firma Inspired by You e si ritrova nelle sue auto, dal design unico e dal comfort diventato un punto di riferimento, dalla tecnologia a volte da fantascienza. Doti che hanno consentito alla casa francese di vendere nel 2018 più di 1 milione di veicoli in oltre 80 paesi, ai quali in questi giorni si sta unendo l'India, come ha dichiarato Carlos Tavares, annunciando la creazione della rete di vendita nel vasto paese asiatico. I meriti di André Citroën sono molti e in alcuni casi hanno rivoluzionato l'industria automobilistica europea. È stato il primo costruttore a offrire una macchina completa di tutto, quando le altre aziende vendevano un telaio con motore che poi doveva essere vestito. Ha introdotto la catena di montaggio con un tailorismo illuminato che rispettava i dipendenti, in particolare le donne e le mamme, alle quali nella fabbrica Citroën erano riservate strutture come asili nido, ambulatori medici e lo studio di un ginecologo. Un padrone attento a offrire un posto di lavoro rassicurante e un formidabile comunicatore. Nel 1922, nei giorni precedenti l'apertura del Salone dell'Auto di Parigi, vennero distribuiti volantini che invitavano a guardare il cielo e all'apertura del Salone un aereo volò su Parigi, scrivendo con lettere di fumo il nome Citroën, che si estese per 5 chilometri. Nel 1925 fu la Tour Eiffel a essere illuminata per la prima volta con il nome Citroën a campeggiare sul simbolo di Parigi e della Francia. Avventura e fama sportiva furono gli obiettivi raggiunti con la prima leggendaria Crociera Nera, l'attraversamento del deserto del Sahara a bordo di 10 cingolati Citroën. Allo stesso tempo nacque il sodalizio creativo fra Citroën e Louis Vuitton, che progettò per il ride alla scoperta di luoghi sconosciuti bauli ergonomici e su misura in legno, ottone e cuoio, con la funzione di armadio, toletta e addirittura letto o scrivania. Tra le auto, la Traction Avant è la prima auto a trazione anteriore costruita in grande serie. Viene presentata nel 1934 e rappresenta una vera rivoluzione tecnica e un'eccellenza dal punto di vista costruttivo. Ma un posto in primo piano nella Hall of Fame meritano il furgone Type H, veicolo prodotto da Citroën per ben 34 anni fino al 1981. La 2 cavalli e la Diane che hanno dato possibilità di possedere un'automobile ai ceti meno abbienti. La DS, la Dea, l'auto che ha cambiato il mondo dell'automobile per la forma e per la sostanza. Ma l'elenco è molto lungo e sono numerosi i telespettatori che ci guardano e che, secondo Safe Drive, potrebbero raccontare aneddoti sulle automobili del brand francese. E allora si capisce perché Citroën è il marchio di auto più collezionato al mondo, con più di 1000 club e gruppi presenti in oltre 39 paesi, dal Giappone alla Costa d'Avorio, passando per Australia e Uruguay, e 67.000 appassionati sotto la bandiera del Double Chevron. La fonte non è della Casa Transalpina, ma dell'ACI, l'Automobile Club Italiano. Buon centenario, Citroën!